Ciao a tutti, io sono Nicola e sono una coach di Ebano, fratelli Basile, 1830. Benvenuti a questa masterclass nella quale affronteremo uno degli argomenti più importanti ma anche più farraginosi del mondo cucina. Ovvero, prima o poi, durante una progettazione, la domanda fatidica arriverà ed è: qual è il top perfetto? Bene, cercheremo di rispondere a questa domanda tramite l'analisi di determinati parametri, attribuendo un voto da 1 a 5 a ciascun materiale presente in commercio che anche noi di Ebanon proponiamo ai nostri clienti. Potevamo mai non iniziare da lui? Il marmo. Il materiale che ha fatto impazzire i re di tutto il mondo. Ebbene, proprio l'etimologia della sua parola già parla e dice tutto. Significa brillantezza, lucentezza. Ed è a tutt'oggi uno dei materiali più utilizzati nel mondo dell'interior design di lusso. Il marmo è una roccia composta prevalentemente da carbonato di calcio ricristallizzato. Il colore del marmo dipende, oltre che dalla qualità del terreno su cui è nato, anche dalla presenza delle impurità minerali quali l'argilla, la sabbia, il limo o gli ossidi di ferro, esistenti all'interno della roccia originaria. Nel corso del processo metamorfico, a causa della pressione e del calore, queste impurità vengono spostate e ricristallizzate. I marmi bianchi, invece, sono caratterizzati proprio dall'assenza di tali impurità. Esistono centinaia di qualità diverse di materiali, sia in lastre che in masselli. Non tutte, però, sono adatte alla realizzazione di top cucina. Sicuramente il più resistente di tutti è il granito, che grazie alla sua compattezza e alla minore porosità garantisce un'assorbenza minore ed una resistenza alla rottura maggiore. Ecco alcune cose da ricordare quando si sceglie il marmo come top cucina. Non fate stagnare i liquidi per troppo tempo onde evitare aloni. Non tagliate direttamente sul top alimenti acidi come il pomodoro e soprattutto il limone. Utilizzate taglieri e sottopentola per preservare la lucidatura del top nel tempo. Il marmo massello permette di fare lavorazioni che non possono essere fatte con altri materiali, come ad esempio la realizzazione di lavabo monoblocco ad una o due vasche, oppure per quanto concerne design più contemporanei, le isole curve oppure con elementi monoblocco pantografati. Non mancano da citare lavorazioni arrotondate quali il toro, il mezzotoro e il becco di civetta, nonostante non sia l'unico materiale con le quali possano essere realizzate. Presentiamo i nostri voti, facendo presente che le caratteristiche di ogni marmo potranno variare notevolmente in base alla lastra scelta e quindi le valutazioni corrispondono ad una media. Adesso parliamo del quarzo. Sicuramente il parente più prossimo del marmo, infatti è composto per la maggior parte da quarzite e il componente che lega insieme la quarzite e le altre polveri di granito, come anche piccoli pigmenti di colore o granulari di specchio di vetro, dipende insomma dall'estetica che la lastra diciamo vuole dare, è la resina. Ed è proprio la resina che gli conferisce determinate caratteristiche peculiari che possono essere vantaggiose ma anche svantaggiose. Bisogna stare attenti alla qualità dei marchi e delle lastre che si scelgono, poiché la percentuale di sabbie e di resina potrebbero inficiare sull'assorbenza. Daremo quindi dei voti sull'esperienza fatta sui marchi da noi utilizzati. Quindi non è un materiale molto poroso, quindi non assorbe eccessivamente. La resina che contiene al suo interno gli conferisce una leggera capacità di flessione prima della rottura. Le lavorazioni sono assimilabili a quelle delle lavorazioni delle lastre di marmo da 2-3 cm. Sono quindi possibili lavorazioni arrotondate e tagli a 45 gradi. Consigliamo di non tagliare direttamente sul top, ma di utilizzare taglieri e sottopentola per preservare nel tempo la lucidatura ed eventuali possibili shock termici. Inoltre potete lavare il vostro top in quarzo con un semplice sgrassatore non aggressivo. Eccomi qui, pronta per parlare del prossimo materiale, il Lapitec. 100% pietra sintetizzata, viene portata a 1200 gradi centigradi tale da polverizzare totalmente il materiale. Tramite uno shock termico si forma la lastra di Lapitec che diventa totalmente resistente a qualsiasi fonte di calore. Assorbenza.
La totale assenza di porosità del materiale gli conferisce il diritto di poter avere un pieno 5. Taglio. Invito tutti a poter tagliare, lavorare e fare tutto ciò che volete su questo top. C'è solo un piccolo problema. È talmente duro e resistente che le lame dei vostri coltelli potrebbero inevitabilmente rovinarsi e per questo vi consiglio di utilizzare dei taglieri. Il nostro voto è 5. Rottura da urto o da flessione? Beh, la compattezza di questo materiale, oltre a conferirgli tutti questi bellissimi pregi, gli conferisce anche questo piccolo difettino, che è non tantissima resistenza proprio agli urti e alla flessione. Vi consiglio quindi di avvalervi di montatori veramente esperti, poiché la cucina deve essere perfettamente livellata al pavimento prima di montare questa tipologia di top. Il nostro voto è 3. Parametro fuoco e calore, beh, possiamo anche dire che vanno a braccetto, sono cari amici, e quindi il nostro voto è 5. Quinto parametro, vastità della gamma e lavorazioni possibili. Per i top cucina sono 3 le finiture possibili, ma per quanto concerne la più simile alla pietra, ovvero la finitura Vesuvio, non tutti i marmisti possono effettuare la stessa finitura sulle lavorazioni perimetrali, poiché occorrono dei macchinari specifici per la lavorazione delle lastre e quindi nella maggior parte dei casi verrà fornita con la finitura matta. L'azienda generalmente sconsiglia i tagli a 45 gradi, ma offre assistenza sulle lavorazioni delle vasche integrate per ovviare a questa pecca, almeno in questa fattispecie. Bisogna però dire che alcuni marmisti, prendendosene la responsabilità, possono comunque offrire questo servizio. Guarda, la manutenzione non potevamo che dare un 5. Materiali ceramici. Nascono sicuramente da un'esigenza particolare, che è quella di dare un po' più spazio all'estetica a 360 gradi. Ci sono delle lastre di marmo, quali il marmo statuario, il calacatta, calacatta gold, insomma, i marmi soprattutto più chiari, che non hanno proprio una fantastica resa come top cucina. Ed è proprio per questo che nascono proprio i ceramici, per dare la possibilità di utilizzare delle venature simili a questi materiali, ma che abbiano delle prerogative e delle caratteristiche molto più resistenti. Il ceramico è composto da materie prime naturali e riciclabili, tipiche del grass porcellanato. Nasce tramite il processo di sintetizzazione di argille ceramiche poi pressate. Non si deteriora quindi con i raggi UV, non cambiando e non alterando quindi la sua colorazione nel corso del tempo. Resiste ai tagli, al calore, alle muffe e ai cambiamenti climatici. Le lastre sono ultra sottili, ma vengono spessorate in base alle lavorazioni desiderate. Sono da escludere quindi le lavorazioni curve, ma sono possibili tagli a 45 gradi, come il naso di squalo e le vaschette integrate. Credo sia però d'obbligo dire che in caso di scelta di lastre venate, durante la lavorazione del gocciolatoio inciso, inevitabilmente si andrà a perdere la venatura passante nella parte incisa, poiché le venature sono frutto di una stampa. Essendo un materiale totalmente privo di porosità, non assorbe. Inoltre, è possibile tagliare direttamente sul top, anche se solo con le finiture matte. Il punto debole è la possibile rottura da flessione, quindi è essenziale montare il top perfettamente livellato alle casse cucina. Per quanto riguarda le isole, infatti, consigliamo modelli con piedi regolabili. Fuoco e calore non lo temono. E le campionature sono tra le più vaste esistenti. Quando si parla di ceramico, non si può non menzionare la ceramica tradizionale. Ebbene sì, la Campania in questo settore fa da maestro, con aziende pluricentenarie e che lavorano capolavori veramente fantastici, sia per quanto concerne il design, sia per quanto concerne il classico. Sicuramente è da nominare anche un materiale molto innovativo, che pur essendo costituito da cotto del 400, è un colorato in pasta e permette lavorazioni molto simpatiche, sia classiche ma soprattutto di design, e questa è una lavorazione tipica di Fornace De Martino. Inoltre ci sono anche delle lavorazioni quali la pietra lavica, che è un materiale veramente resistentissimo, molto molto duro e ottimo anche come top cucina, ma ha questa caratteristica della finitura craquelée che glielo conferisce proprio la cottura ad alte temperature.
Inoltre è da menzionare la ceramica tradizionale smaltata, che ha delle decorazioni pazzesche che possono essere fatte anche su misura, su progetto, e quindi progettisti, divertitevi! Una lavorazione poi sicuramente particolare ed unica è anche la lavorazione del mosaico. Qui è doveroso menzionare Opus Mosaici. Per quanto riguarda invece la mattonella tradizionale, ma soprattutto quella lavorata 3D, Giovanni De Maio. Stesse prerogative del ceramico, sicuramente da citare anche il Decton, che è composto da più di 20 minerali differenti sintetizzati. Però le prerogative del materiale sono da attribuire, e anche quindi i nostri voti, sono da attribuire agli stessi del ceramico. Resine e pietre acriliche. Si tratta di un materiale composto formato da 2/3 di idrossino di alluminio e 1/3 di resina acrilica con un'aggiunta di eventuali pigmenti ed è chiamato anche pietra acrilica. La pietra acrilica ha innumerevoli settori di applicazione. Per il suo aspetto asettico e sottile è adatto sicuramente agli arredi più minimalisti. Per l'arredo cucina permette di effettuare vaschette integrate abbattendo notevolmente il costo in caso in cui lo si lavori internamente. Non è un materiale poroso e quindi non assorbe. È però possibile che nel tempo cambi il suo colore originario, soprattutto se a contatto con fonti di luce prolungate. Non si consiglia di tagliare direttamente sul top onde evitare graffi o lesioni, anche se è possibile ripristinare i top da eventuali danni direttamente a casa del cliente. Essendo soggetto a dilatazione termica, si sconsiglia di poggiare pentole calde direttamente sul top e per lo stesso motivo, inoltre, consigliamo di aprire l'acqua prima di scolare la pasta in caso si possegga una vaschetta integrata. Uno dei materiali più utilizzati come top cucina è sicuramente il laminato. Essendo un prodotto non proprio resistentissimo e che comunque potrebbe presentare delle infiltrazioni, Ebanon per scelta non lo utilizza. Però vi è un'eccezione. Il Phoenix è un laminato speciale, trattato con una resina che gli conferisce questa particolare caratteristica soft touch e soprattutto sempre questa resina mi conferisce la capacità di resistere ai micrografi, ovvero con una fonte di calore è capace di richiudere il graffio. Come Phoenix sicuramente noi proponiamo il colorato in pasta, prima di tutto poiché essendo un unico blocco evita le infiltrazioni all'interno, cosa che potrebbe succedere con un placcato. E inoltre evita anche una spiacevole differenza di colorazione nell'aggiuntura. Per quanto concerne l'assorbenza, il Phoenix da placcare prende un voto 2, poiché è soggetto al materiale che lo supporta. Il Phoenix colorato in pasta invece avrà un voto pari a 4. La resistenza al taglio, grazie alla nanotecnologia che permette di riparare i micrografi, il voto sale a 3. Per quanto concerne la rottura da urto flessione, il voto è generoso ed è pari a 5. Fuoco e calore. Per i placcati il voto è 2, poiché sempre soggetti al materiale che li supporta, mentre i colorati in pasta 3. In ogni caso consigliamo l'uso di sottopentola. La varietà di campionature è limitata ad un'unica finitura, monocolor o glitterata, mentre i colorati in pasta sono veramente molto pochi, ma permettono lavorazioni quali le vaschette integrate, ed è per questo che prenderanno un voto pari a 4 rispetto ai laminati che prendono un voto pari a 1. È arrivato il momento di parlare dell'ultimo materiale che proponiamo, ed è una cosa veramente innovativa. Si chiama Paperstone. Materiale totalmente ecosostenibile e la resina degli anacardi gli attribuisce una particolarità, ovvero quella dell'idrorepellenza. E quindi, nonostante il suo componente principale sia la carta e il cartone, per quanto riguarda l'assorbenza, il nostro voto è 5. Il taglio, ebbene sì, è resistente, ma non troppo, nel senso, si può utilizzare come si utilizzerebbe un top in legno, un top in laminato, un top in marmo, nel senso bisogna utilizzare dei sottopentola.
Però è importante dire che sicuramente è ripristinabile sul posto, poiché le lastre vengono date con un olio particolare che serve proprio per la manutenzione. Passando questo olio, i micrografi comunque si vanno ad eliminare totalmente e quindi il nostro volto non è severo, ma ci sarà un bel 3. Fattura da urto o da flessione, il nostro volto vi sorprenderà, ma è un bel 5. Fuoco e calore. Ebbene, stiamo sempre parlando di carta pressata, quindi attenzione. Nonostante questo, è un materiale che può resistere fino a 180 gradi. Quindi usate sotto pentola, ma il nostro voto è 3. Lavorazioni possibili e varietà di campionature. Sono disponibili massimo una quindicina di colori. E la finitura è ovviamente solo questa. Molto molto matta, molto molto materica. Però, per quanto concerne le lavorazioni, non so quanto sia consigliabile una vasca integrata, non è sconsigliata, ma non è manco consigliata, quindi attenzione. Però una cosa molto simpatica da dire è che, essendo un materiale che si lavora esattamente come il legno, è possibile anche intarsiarlo e quindi il progettista si può divertire molto. Il nostro voto è 3. Guarda la manutenzione, è un top sicuramente facile da pulire, potete utilizzare anche il classico sgrassatore non aggressivo. L'unica cosa, consigliamo comunque di utilizzare l'olio che vi viene dato in dotazione per fare periodicamente dei trattamenti. Il nostro voto è 3. Riguarda i top in legno, non approfondiremo eccessivamente la cosa, voglio semplicemente considerare che sono veramente bellissimi, ma hanno bisogno di una manutenzione forse un po' eccessiva, poiché occorre passare degli oli particolari protettivi dai 6 mesi a un anno e svariate volte. Quindi consigliamo di utilizzarli non come top lavoro, ma per arricchimento e abbellimento, ovvero i masselli per quanto riguarda magari gli snack e gli impiallacciati per tutto il resto. Se dovessimo aver dimenticato qualche materiale o qualche azienda, non ce ne vogliate, anzi, siamo ben accetti a provare qualsiasi nuova tecnologia o qualsiasi nuovo prodotto. Quindi potete inviarci tutte le vostre campionature, poiché si parla solo di quello che si sa. Siamo quasi giunti al termine di questa puntata, è però da specificare il motivo per il quale tra i fattori di scelta e di valutazione dei top non abbiamo inserito il prezzo. Beh, è molto semplice. Ogni materiale avrà un costo che dipenderà da tanti fattori. Prima di tutto la lavorazione. Il costo della lavorazione che si sceglie, che potrà essere una vaschetta integrata, un naso di squalo, un becco di civetta o qualsiasi altro, potranno essere molto molto incisivi sulla definizione del prezzo finale e quindi sarebbe riduttivo dare un semplice prezzo di metro quadro di materiale. Inoltre, dal marmo al ceramico, al quarzo o comunque qualsiasi materiale di questi esposti, avranno delle fasce di prezzo totalmente diverse che non influiranno sulla qualità. Semplicemente per lavorare una lastra rispetto ad un'altra, nonostante sia lo stesso materiale, avrà due costi diversi e quindi c'è un range di prezzo talmente ampio che in questa sede è impossibile valutarlo. Ciò vuol dire che sarà il vostro progettista, il vostro coach, non anche, perché no, ad aiutarvi nella scelta del vostro materiale e soprattutto alla definizione del prezzo del vostro top. Giunti al termine ed è quindi arrivato il momento di rispondere alla fatidica domanda. Qual è il top perfetto? Il top perfetto non esiste. No, non esiste. Poiché ognuno di voi sceglierà il top al quale è più affezionato, che più gli piace, che avrà la caratteristica alla quale non può rinunciare. Ogni top sarà un compromesso, però sono sicura che arriverete alla scelta del vostro top perfetto. Vi ringrazio per averci seguito e soprattutto spero di aver dissipato qualche dubbio. Inoltre vi aspettiamo per la prossima puntata. Ciao da Ebanon!